Permettetemi di dire solo due parole perché questo incontro conclude non solo i seminari di quest'anno, ma un ciclo di seminari che è durato 6 anni, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio del progetto Scienze e Società. Sono stati realizzati 30 seminari in tutto, cui hanno partecipato all'incirca 2.800 persone, 30 seminari e 3 eventi speciali, Scienze e Teatro, Scienze e Cinema e così via. Quest'anno appunto concludiamo, siamo senz'altro commossi da vedere questa partecipazione particolarmente intensa con il tema musica e matematica ed è con grande piacere che vi presento i nostri ospiti, Pier Giorgio Di Freddi, matematico e saggista. Francesca Aste, pianista, compositrice. Pier Giorgio Di Freddi, tra l'altro, è appena uscito Una via di fuga, il grande racconto della geometria moderna, che è il secondo volume, giusto? Sulla geometria, Mondadori. Bene, senz'altro indugio, allora io do subito la parola a loro. Allora, tocca a noi. dunque, buonasera, non sapevo di essere, di partecipare a un funerale, diciamo così, no? Comunque sono 30 gli eventi, esattamente tante quante le variazioni Goldberg di cui parleremo in seguito. E un po' si sente? Naturalmente è sempre sciocco fare queste domande e altrettanto sciocco rispondere perché queste domande sono fatte per coloro che non sentono e che quindi non possono dire no, non sentiamo. Comunque, questa sera, come avete visto, c'è già stata una parte multimediale, no? È un po' imbarazzante per me partecipare appunto a una serata in cui ci sono 3 parti, la più divertente l'abbiamo già vista, poi ci sarà la parte musicale e io devo fare la terza però, quindi abbiate pazienza e sopportate anche questa parte qua. Dunque, stasera parleremo di matematica e musica, naturalmente. In una maniera estremamente superficiale perché sono legami spesso tirati per i capelli, però può essere divertente andare a scavare, diciamo così, in ambiti che non sono proprio quelli più strettamente scientifici e meno che mai matematici, cercando di tirarci fuori qualche cosa di sensato. E io penso che molti di voi siano venuti qui, appunto, no? Siete tanti, con l'idea di vado proprio a vedere che cosa mi dicono, quali siano questi legami tra la matematica e la musica, perché direte voi, no? Siamo sicuri che non ce ne sono. Invece, speriamo tutte e due, no? Di convincervi che questi legami non solo ci sono, ma possono anche essere abbastanza profondi. Naturalmente, non tutta la musica è matematica. E non tutta la matematica e musica nemmeno, no? Però ci sono delle aree di sovrapposizione, non soltanto tra la matematica e la musica, ma col resto delle arti. Se avessi detto matematica e pittura, probabilmente molti di voi sarebbero stati meno sorpresi, io credo, perché perlomeno la prospettiva di cui tutti hanno sentito parlare, anche se questi sono tempi in cui parlare di prospettive naturalmente no, può essere azzardato, ma intendevo la prospettiva matematica, ovviamente, no? È qualche cosa che tutti conosciamo, sono ormai 5 secoli, anzi anche più, dal 1416 esattamente, no? Quindi sono 6 secoli, che la prospettiva ha invaso la produzione, diciamo, di tutti gli artisti, no? E in realtà il Novecento ha cercato di liberarsi da questi legami tra la matematica e la pittura, no? Che erano ormai diventati anche costrittivi, no? Cioè, era obbligatorio disegnare in un certo modo, seguendo per l'appunto le regole che molti di voi avranno imparato anche a scuola, disegno, no? Soprattutto quelli che hanno fatto architettura e così via. Invece i legami tra la matematica e la musica sono forse meno noti, sono un po' più nascosti. E allora proprio per questo che abbiamo deciso di fare. Io come vedete sto mettendo l'occhio sullo spartito perché dovendo giocare in due, anzi suonare in due, perlomeno in maniera metaforica, ma volevo seguire perlomeno quello che abbiamo fatto. Il modo più semplice per introdurre ai legami tra la matematica e la musica, a parte quello di parlare di musicisti che sono matematici o matematici che sono musicisti, quello potrebbe essere un filone
che si potrebbe benissimo seguire. Per esempio, tanto per fare alcuni nomi che qualcuno di voi avrà sentito appunto nominare, nel Novecento ci sono parecchi, ci sono stati parecchi musicisti laureati in matematica, forse il più famoso direttore d'orchestra evidente, che è Pierre Boulez, ha una laurea in matematica. Uno dei più noti musicisti, non so se si possono ancora chiamare classici, perché ormai questa denominazione ha forse perduto un po' di senso, ma comunque moltissimi di voi hanno sentito sue musiche, soprattutto perché nelle colonne sonore di molti film, a partire da Truman Show oppure da Kundun, eccetera, no? Ci sono le sue musiche. Sto parlando di Philip Glass, di cui poi tra l'altro sentiremo anche qualche cosa questa sera. Philip Glass è un altro musicista che è laureato in matematica. E poi insomma gli esempi potrebbero naturalmente estendersi. Pollini, per esempio, che forse è il nostro pianista più noto, non ha studiato matematica, però ha studiato fisica, si è iscritto a fisica, no? Quindi c'è un interesse, no, diciamo così, da parte dei musicisti per la matematica. È un interesse che risale a molto in là nel tempo, e ne parleremo tra un momento, ma per iniziare appunto questo discorso, dicevo, vi vorrei far vedere, forse non serve perché intanto poi da lontano non si vedrebbe, ma vedete sul pianoforte ci sono molti spartiti aperti, no? Se questi spartiti sono di musica contemporanea, allora vabbè, assomigliano più alle opere di pittura di cui parlavo prima, no? Che non agli spartiti classici. Cioè gli spartiti moderni sono, insomma, ci sono delle righe colorate, ci sono delle macchie sopra, eccetera, ma molto difficili da leggere. Mentre invece gli spartiti classici hanno tutti delle righe, no? Come voi sapete, no? Il pentagramma, e agli inizi di ogni riga, ed è qui che appunto mi interessava arrivare, no? Agli inizi di ogni riga c'è una frazione. Ora voi direte, ma come? Sì, c'è una frazione, no? E le frazioni ovviamente appartengono, no, di diritto al campo della matematica. Che cosa servono queste frazioni? Qual è l'uso che delle frazioni viene fatto nella musica? Beh, le frazioni servono, essendo matematica, non sono qualcosa di astratto che poi si può applicare nei campi più diversi della vita quotidiana. Quando si applicano alla musica, si applicano ovviamente riferiti alle note, no? Cosa significa per esempio avere agli inizi di una riga, di uno spartito, una frazione come tre quarti, che è una tra l'altro delle frazioni più usate insieme a due quarti e quattro quarti, eccetera, no? Chissà perché i quarti, no, sono così amati dai musicisti, magari questo ce lo potrà poi dire al nostro pianista. Ebbene, quei due quarti, tre quarti, quattro quarti stanno a indicare semplicemente, no, che in ogni battuta ci sono appunto delle musiche, no, che hanno quella durata, cioè due note per esempio da un quarto, oppure tre note da un quarto, oppure quattro note da un quarto. E naturalmente non solo quelle frazioni si possono usare, adesso per esempio la pianista ci farà sentire una musica in 81/64, per esempio, no? Ah, sì? Senza saperlo, no? Naturalmente sto scherzando, però magari se hai voglia di farci sentire qualche musichetta con le frazioni che preferisci, perché intanto praticamente tutte le musiche classiche hanno le loro frazioni corrispondenti, e sentiamo quindi in musica, no, cosa significano tre quarti, quattro quarti, due quarti, quello che vuoi. Percepibile per noi per l'accentuazione, noi lo capiamo subito a orecchio se si tratta di tre quarti, perché due, tre, un, due, tre, questo, giusto? Due quarti. Ci sono anche compositori che si divertono a mescolare questi numeri, non tanto forse per un gioco numerico, ma per un gioco acustico, insomma, per un effetto di accenti. Ci sarebbe da distinguere forse sì tra i musicisti che lo fanno anche per un piacere e una speculazione numerica e quindi un ragionamento logico-matematico, e quindi che fanno della speculazione numerica e matematica una ragione compositiva, e invece magari i musicisti che non sono interessati a questo tipo di ragionamento e fondano tutto il loro comporre, la loro urgenza poetica invece solo sul risultato acustico. E spesso le due cose si mescolano.
Benissimo, quindi abbiamo cominciato a capire che effettivamente le frazioni, quindi appartengono alla matematica, poi però possono essere prestate o donate alla musica per individuare dei ritmi. Ora, cosa si fa con le frazioni normalmente quando le si usano a scuola? Beh, ci sono delle operazioni ovvie che si possono fare con le frazioni. Per esempio, ce n'è una che tutti abbiamo imparato alle scuole elementari e che molti hanno dimenticato, naturalmente, che si chiama semplificazione, no? Oppure riduzione ai minimi termini. Prendete per esempio una frazione come 6 ottavi, no? Beh, 6 ottavi al numeratore che è 6 e al denominatore che è 8, lo dico per coloro che si sono dimenticati queste cose, no? Hanno tutti e due i fattori comuni, no? Tutti e due questi numeri, 6 e 8, si possono dividere per 2, no? E allora 6 ottavi vi insegnano a scuola, no, che si può semplificare e farlo diventare 3 quarti. Ora la cosa, ecco, adesso sentiremo in effetti, no? Cosa succede quando una musica che è scritta in 6 ottavi viene suonata in 3 quarti, che dal punto di vista musicale dovrebbe essere esattamente la stessa cosa, no? Oppure una musica in 3 quarti viene suonata in 6 ottavi. Beh, dal punto di vista musicale questo è interessante perché cambiano ovviamente gli accenti, le note rimangono uguali, ma suonano diversamente. Chi di voi ha avuto la fortuna o la sfortuna, a seconda di come è riuscito a farlo, di andare a scuola di musica, si sarà accorto, no, che a volte questo procedimento di suonare cose che sono scritte in una frazione, cioè con un certo ritmo, suonarle in una frazione che è equivalente dal punto di vista numerico, ma non dal punto di vista musicale, no? È una cosa che succede. Io ho suonato per tanti anni senza nessun successo il pianoforte. Ricordo che lo raccontava Francesca prima, che quando suonavo agli inizi le sonatine di Clemente, un giorno sono arrivato tutta questa bella sonatina preparata, il maestro me l'ha fatta suonare, no? E poi mi ha detto: sì, le note sono giuste, ma guarda che quello non era il tempo. E in effetti, no, succedono queste cose. Succedono talmente di norma che i musicisti addirittura hanno dato un nome a questa operazione di semplificazione delle frazioni, no? Eliminazione dei fattori comuni, e un nome strano che si scrive Emiola con la H davanti, o no, si pronuncia o Emiola o Emiola, no? E che comunque viene usato parecchio nella musica. Allora adesso la sentiamo con i suoni invece che con le parole. Scelto un frammento da una sonata di Mozart che gioca molto con i numeri per mi si sente sufficientemente. Ah, forse è meglio che non si vede. Gioca molto con i numeri per un'esigenza musicale, così per me va bene. Per un'esigenza musicale di abbellimento e di varietà del tessuto compositivo e della musica, per renderla più varia, ecco. Un esempio, quindi, di Emiola, da un tre quarti. Emiola passa dal 3, dalla scansione 1, 3, al 2, quindi quindi non è 3 più 3, è sempre 6, 3 più 3, ma fare 3 più 3 in musica, fare 2 più 2 più 2 cambia gli accenti, i musicisti giocano. Oltre alla semplificazione delle frazioni, cos'altro sappiamo fare? Dipende da voi naturalmente, no? Perché qui forse siamo già andati oltre quello che ci si ricorda delle frazioni dalle elementari o dalle medie. Ma c'è una cosa che ci ha tormentati tutti e che continua a tormentarci, no, ancora oggi, ed è quando si prendono frazioni diverse e si cercano di metterle insieme, no? Di fare delle somme, no? Per esempio. E non lo so, tanto per dire, non so, fare un tre quarti e adesso lo dico come frazione, no? Non credo che si usino molto i due terzi, per esempio, no? Nella musica, no? Ma come si fa a sommare tre quarti e due terzi? Sono cose diverse, no? Perché in un caso si tratta appunto di
un certo numero di quarti, no? E nell'altro caso un certo numero di terzi. C'è un'operazione, no? Che si chiama semplicemente riduzione a denominatore comune, no? Ora, queste cose i musicisti le fanno spesso, no? Perché devono cercare di combinare dei ritmi che sono diversi tra di loro e metterli insieme. C'è un esempio molto famoso che citiamo soltanto a parole perché è un esempio orchestrale, no? Quindi i pianisti sono tutti limitati, no? Avendo soltanto due mani, no? Tra l'altro, quindi non possono farne molte. Ma molti di voi hanno sentito per esempio quest'opera di Mozart che si chiama, tra l'altro Mozart è già stato citato, lui è uno, tra l'altro non sembrerebbe, perché uno si aspetterebbe molto di più di legami, o le faremo anche quelli, legami, esempi di contatti tra musica e matematica in musicisti di altre estrazioni, per esempio estrazione barocca, primo fra tutti Bach naturalmente, no? E quelli lì ovviamente ci sono, ma anche in musicisti diversi, no? Appunto, no? Preromantici come Mozart, no? Anche nei romantici, ad esempio come Chopin, no? Si trovano moltissime di queste cose. E dicevo, c'è quest'opera di Mozart che si chiama Don Giovanni, no? In cui alla fine del primo atto c'è questa grande scena del ballo. E succedono delle cose strane in questa scena, perché anzitutto è molto moderna, nel senso che c'è l'orchestra che suona, ovviamente, e che sta dove deve stare l'orchestra, ma sul palcoscenico ad un certo punto arriva un'orchestrina. E Mozart addirittura ha scritto la partitura per far vedere che questa orchestrina sale, arriva in scena, in realtà non è che sale sul palcoscenico, no? Ma arriva in scena, no? E incomincia ad accordare gli strumenti, no? E nella partitura ci sono le accordature, no? E così via, e poi cominciano a suonare i musicisti. Suonano un minuetto in tre quarti, che è il ritmo che abbiamo sentito prima, e due dei protagonisti, un uomo e una donna, cominciano a ballare insieme, no? su questo ritmo di tre quarti. Dopo un po', mentre loro stanno ballando, arriva un'altra orchestrina sul palcoscenico, no? Pure questa accorda i suoi strumenti, no? E poi incomincia invece a suonare una contraddanza in due quarti questa volta. Fin qui ancora non c'è molto problema, no? Perché i denominatori sono comuni. Però c'è un problema di tipo diverso che adesso sentiremo, no? Perché mettere insieme tre quarti e mettere insieme due quarti significa, sì, è vero, suonare sempre con delle note, no, che hanno lunghezza un quarto, ma in un caso appunto, no, suonarne tre. E nello stesso tempo in cui una di queste orchestre ne suona tre, no, quell'altra ne suona solo due, no? E naturalmente si tratta di metterle insieme queste cose, no? E finisco solo il discorso e poi faremo un esempio appunto di questo genere di cose, ma la storia non è finita, perché come vi ricorderete, nel Don Giovanni in realtà ci sono tre coppie di tre uomini e tre donne, no? Protagonisti. Quindi arriva una terza orchestrina addirittura, no? Che sale sul palcoscenico, accorda gli strumenti e questa volta suona una danza tedesca, una allemanda in tre ottavi, no? E allora ecco che è cambiato anche il denominatore, benché tra 4 e 8 non sia una grande differenza, no? Però pur sempre, no? è diverso, no? E suona questa terza danza. E il risultato è un risultato straordinario, perché sul palcoscenico alla fine ci sono tre orchestrine, tre coppie di danzatori, di ballerini, come li chiama la partitura, diciamo, no? E tutti e tre stanno ballando e suonando delle musiche diverse che vengono coordinate tutte insieme. Questo è un processo tipicamente matematico che richiede appunto un controllo totale, no, di quello che sta succedendo. E tra l'altro, visto che abbiamo citato prima Boulez, ho avuto la fortuna di incontrarlo, no, e gli ho chiesto appunto, no, visto che lui è un direttore, no, d'orchestra, dico, ma come si riesce a mettere tutta questa roba insieme, no? Perché si tratta di contare sempre, no? E lui mi ha detto molto esplicitamente, dice, in genere si bara, no? E invece di suonare il tre ottavi come se fosse veramente così, non lo si fa, come se fossero semplicemente delle terzine, no? Questo detto, no, appunto da uno dei più grandi direttori d'orchestra, perché è una cosa molto complicata. Ma sentiamo allora un esempio, no, di come si mettono insieme queste cose, no? Viene chiamata appunto poliritmia, più ritmi messi insieme, e soprattutto questo processo di usare in un caso tre note, nell'altro caso due. È un processo generalizzato, si chiama battere 3 contro 2 o 2 contro 3, no? Che viene usato moltissimo, per questo prima ho citato Chopin, perché anche lui, no? Appunto, anche i romantici lo fanno regolarmente, no? Quindi sentiamo l'esempio che tu hai scelto di far sentire. Allora, il 3. È un accenno da una sonata di Mozart 333.
Questo è un altro brano che però non c'entra, sì, quindi un altro ritmo. No, arriva nella riproposizione di questo tema, che siamo i tre quarti, per abbellimento, Mozart mette queste terzine di cui parlavi al basso, quindi invece che fare... Allora, questo è il 2, sembra una marcetta da bambino. Und. Sotto però abbiamo il 3, quindi ecco il 3 più 2 di cui si parlava. Proviamo. Adesso lo eseguo tutto dopo questa vivisezione. Tutto. Dicevamo, Mozart sicuramente era un compositore che, come dicevo, non ci saremmo aspettati, no, a fare queste cose, però avete visto che ho fatto l'esempio, no, dal Don Giovanni, questa invece è una delle sonate per piano e se ne potrebbero trovare tantissimi, perché effettivamente, no, questi sono trucchi o trucchetti, no, che i musicisti usano regolarmente. Magari possiamo passare a un moderno, no? Ho citato prima Philip Glass per l'appunto. Glass tra l'altro è uno che la matematica non soltanto l'ha studiata, ma continua ad amarla, non solo la matematica ma più in generale la scienza. Chi di voi lo conosce come musicista più che come compositore di colonne sonore di film di grande successo, avrà visto, avrà sentito, no, che alcune delle sue opere hanno dei riferimenti scientifici estremamente diretti. Uno si chiama Einstein on the Beach, dove il riferimento è Einstein ovviamente, non meno la beach, no? e più recentemente ne ha scritta una opera molto interessante che in realtà è su Galileo. Ci sono addirittura messi in scena gli esperimenti che Galileo faceva, gli famosi esperimenti col piano inclinato, con le palline che cadevano, col fatto che si doveva in qualche modo misurare il tempo, e qui ovviamente nella musica siamo a misurarlo e a batterlo, no, per l'appunto per professione, no? Lui lo faceva, Galileo, attraverso il polso, perché ovviamente non c'erano gli orologi per poter fare gli orologi, no, che non sono arrivati per miracolo su questa terra, bensì per pianificazione. Ci è voluto ovviamente lo studio prima del pendolo, no? Poi gli studi di Huygens un po' dopo, no? E poi alla fine, no, ovviamente sono arrivati gli orologi, ma agli inizi non c'erano, e quindi in qualche modo, no, bisognava battere così. Ma dicevo, Glass appunto, oltre a fare queste opere di natura scientifica, ha scritto un sacco di pezzi di natura musicale. Purtroppo il Festival di Matematica, qualcuno di voi forse c'è stato quando lo facevamo, l'abbiamo fatto 3 volte a Roma, è finito anche per il cambiamento di guardia al Campidoglio, che è passato da Veltroni, che di queste cose si interessava, ad Alemanno, che si interessava invece di altro, no? Ed è un peccato, perché nel quarto festival che non c'è stato, no, quello che è stato soltanto pianificato, ci sarebbe stato un concerto per l'appunto di Philip Glass, nel quale sarebbero suonate le musiche matematiche che lui aveva scritto, e lui mi raccontava addirittura, no, di come c'era la matematica anche da un punto di vista visivo, cioè alcuni degli strumentisti, per esempio, in alcune di queste composizioni che sono un po' quelle del primo Glass, quello che tutti conoscono, un po' il Glass di oggi, no? Quindi molto anche più orecchiabile, no? Più in qualche modo anche più commerciale forse, no? Ma il primo Glass era un Glass molto rigoroso dal punto di vista di scritturale, no? E in particolare appunto usavano tutte queste tecniche matematiche, e dicevo, alcune di queste composizioni avevano i suonatori, diciamo così, gli esecutori, che si dovevano muovere sul palcoscenico secondo figure geometriche, quindi alcuni si muovevano secondo triangoli, alcuni secondo quadrati.
l'auditorium si metteva le mani nei capelli, quindi credo che da questo punto di vista, no, forse il fatto che non si sia fatto quel concerto sia stato un qualcosa di positivo. Ma sentiamo allora qualche cosa qualche composizione di Glass che è riferita proprio a questa poliritmia che nel caso suo è diventata semplicemente un tessuto che quasi lo caratterizza. La musica di Glass, per chi non avesse musica nelle orecchie, ecco, a un certo punto si accorge subito di che Ed è già cinema. Certo. Sì, è molto connotato stilisticamente. Ha inventato uno stile molto poi copiato e ha fatto scuola, diciamo, nella musica per il cinema, ma gli va riconosciuta una sua originalità, effettivamente, l'esempio che faccio, che eseguo è Mad Rush e fa parte appunto del secondo Glass, mentre quello prima, più minimale e ricchissimo di giochi speculativi, un po' più ruvido per il nostro ascolto sarebbe stato, ma con giochi di sovrapposizioni assolutamente che poco concedono all'orecchio e hanno veramente una matrice numerica e matematica. E adesso ascoltiamo appunto un estratto di questo pezzo, perché durerebbe 10 minuti, durerà invece 4, e quindi lo interrompo comunque in un punto dove ci sarebbe un ritornello, per cui non viene proprio distorto, diciamo, ecco, la volontà del compositore. E quello che abbiamo sentito prima in Mozart, il principio di cui parlavi della sovrapposizione poliritmica di una duina su una terzina, quindi di due note su tre, che in Mozart, l'abbiamo appena sentito, fa parte di quattro battute, è giusto un abbellimento del tema, un arricchimento della melodia, un piccolo divertimento, un espediente di variazione motivato da esigenze espressive. In Glass invece diventa la melodia, cioè diventa il primo piano, non è quindi un'esigenza di abbellimento, di ornamentale, ma diventa la struttura in sé proprio del brano. Quindi la nostra percezione è lo stesso materiale musicale, ma sulla nostra percezione suona in maniera molto diversa. Appartiene a quella che si dice musica minimale, e dove appunto è un esperimento che facciamo. Se la musica di Mozart ci provoca variazione, quindi è proprio fondata sulla continua variazione del materiale, il minimalismo, come dice la parola, è fondato su invece una reiterazione del materiale sempre uguale. Quindi il materiale di cui abbiamo parlato era lo stesso, ma vediamo che poi viene applicato in maniera diversa musicalmente.
certo. Molto ipnotica da punto di vista e dall'altra parte anche molto meditativa, no? E sono cose, soprattutto l'aspetto meditativo, che non sono affatto casuali. Glass ha studiato per un anno, credo, in India con Ravi Shankar, che molti di voi conosceranno perché è stato sdoganato, diciamo così, che sia forse il più famoso o forse il più grande suonatore di sitar ancora vivo, in realtà negli anni dei Beatles. È morto? Oggi. Ah, vabbè, pensate se avessi detto questo e fosse morto tra poco, tra un'ora, no? Sarebbe stato una cosa. Ah, è morto oggi, vabbè, quindi onore a lui, no? Ed è stato colui che ha introdotto praticamente la musica indiana in Occidente. Molti compositori e anche suonatori, diciamo così, musicisti occidentali si sono abbeverati alla fonte, diciamo, di Ravi Shankar, in particolare i Beatles, come ricorderete, negli anni 60, no? In particolare tra i Beatles George Harrison, no? Che usò poi tra l'altro queste cose in maniera anche abbastanza esplicita. Ora, la musica indiana e più in generale la musica diciamo non centroeuropea, no? Quindi non molto occidentale, usa dei ritmi che sono ritmi a volte un po' diversi da quelli ai quali siamo abituati, appunto noi due quarti, tre quarti, no? E così via. Usa ritmi per esempio come i sette ottavi o addirittura, non so, i 13 ottavi. Chi di voi conosce alcune canzonette dei Beatles, questa può essere una cosa un po' strana, no? da sentire, perché si pensa appunto che siano solo canzonette, ma come ci ha insegnato Arbore, no, dicono che sono solo canzonette, ma mica lo sono. Una famosa canzone dei Beatles di George Harrison, che si chiama Here Comes the Sun, molto nota, no? Quella è una canzone che ha un ritmo stranissimo, no? Che è appunto un ritmo che usa come numeratore 13. E chi di voi ha visto i filmati dell'antologia dei Beatles, questi quattro DVD in cui ci sono interviste a loro quattro e in cui raccontano anche un po' come è stata fatta questa musica, c'è Ringo Starr che dice, quando George Harrison è arrivato con questa canzone e mi ha detto, appunto, lo dobbiamo fare, no, in 13 ottavi, lui dice non ho idea di cosa significa questo, no? E poi spiega, no, ed è molto interessante sentirlo spiegare, non dice, ah, vabbè, mi ha spiegato come devo fare, no? E adesso non possiamo cantare, no? Naturalmente il Comes the Sun, ma ci sono, c'è un ritornello, no? In cui si batte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, no? E c'è questo ritmo che è strano, perché se uno fa 3 volte 3 e poi una volta 4, no? Tutto viene zoppicante. Questa idea di fare delle musiche zoppicanti si può tradurre molto facilmente in musica e soprattutto dal punto di vista musicale, perché ha a che fare appunto con delle frazioni in cui i numeratori sono dispari, ma non dispari piccoli come il caso di 3, no? in cui si può fare poco, no? Ma magari grandi, tipo 7 per l'appunto, no? O 13, no? E così via. E 7 per esempio è difficile da dividere, no? Anzi, è abbastanza impossibile, no? Perché non si può fare, vabbè, si può fare 1 più 1 più 1, 7 volte, va bene, no? Ma se uno fa, per esempio, ci mette un 2, no? E poi dopo rimane, è un po' strano, perché c'è un 2 e poi rimane un 5, e che fare con quel 5? Si può fare di nuovo 2, no? E 3. E allora 2, 2, 3, oppure come nell'esempio dei Beatles, 3, 3, 3, 4, no? E così via, provoca questo zoppicante modo di suonare, che si chiama, è addirittura caratteristico di un certo tipo di musica che viene dalla Bulgaria, no? E quindi non a caso, no? Si chiama ritmi bulgari. E lo si può fare in tanti modi, perché se voi avete un 7, no? Per esempio, potete decidere di fare 2, 3, 2, no? Oppure 2, 2, 3, no? E così via. Allora sentiamo magari un esempio di un musicista, appunto, che ha studiato questo genere di musica, che è Béla Bartók, no? E che ne ha fatto uno studio, tra l'altro, sistematico, andando a ricercare queste musiche anche nelle campagne, no? Mettendole insieme, no? Eccetera. Sì, quindi un esempio di una musica che viene trascritta da un compositore colto, ma ha un'origine popolare, e sicuramente le donne, gli uomini che lo cantano, i bambini nella tradizione rumena non sono andati in conservatorio a studiare un due tre, ma fa parte proprio della loro cultura, del loro modo di percepire e di vivere la musica, e l'incontro con altre culture musicali, ritmiche, armoniche è uno dei fattori che ha segnato il Novecento, uno tra tutti Bartók. Quindi non solo la speculazione a tavolino, come
in parte, Glass, perché poi vediamo che anche la sua origine popolare è andata in India a trovare del materiale nuovo in chimico, ma in questo caso in Bartok, la Romania e i Bulgari, faccio un esempio di due danze rumene, dove più che il 7 abbiamo, c'è anche il 7 nascosto, però nella mano sinistra e nella prima, e nella seconda invece c'è il 3 più 3 più 2, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, che diventa interessante per noi. Che altro dire? Poi penserete sulle frazioni, abbiamo detto tutto, no? Ma in realtà... Sì, un altro, mi sono dimenticata. Cioè, mi sono accorta, mi è venuto in mente mentre parlavi, perché anche in Glass, che pure abbiamo giustamente detto ipnotico, perché quando cominciano gli arpeggi, è tutto molto regolare ritmicamente, tranne il gioco di sfasamento, di terzina, sopradomina, però incastonato in questa onda sonora di arpeggi regolari, ci sono due battute che danno quell'effetto di irregolarità. Sono 24 sedicesimi gli arpeggi così come sono scritti, e qualcuno se n'è accorto, non è scontato accorgersene, quindi ve lo faccio sentire perché è proprio carino, e ci sono due battute invece in 14 sedicesimi, che forse ora adesso non mi attendo a far sentire. Però suona strano dal punto di vista, suona semplificabile matematicamente, ma l'orecchio per noi non è così diretto, cioè, sembra comunque un inciampo, ve lo faccio sentire. Reiterata, ipnotica, c'è quel momento, quell'imperfezione, un po' mi vengono in mente quei tappeti persiani molto tipici in cui c'è una decorazione fitta e uniforme, e poi c'è una piccola imperfezione messa lì apposta, ecco. Il suono di fila e l'orecchio sente questa increspatura proprio sulla superficie dell'acqua. Sono piccoli
giochi che si riverberano, c'è un reale legame, ecco, tra irregolarità numerica e quello che poi noi percepiamo nel nostro ascolto. Sono le cosiddette rotture di simmetria che poi nel campo della scienza, della fisica in particolare, no, sono fondamentali. Tra l'altro, per chi non conoscesse forse tanto Glass e non volesse sobbarcarsi le ore e ore di queste opere, no, perché Einstein on the Beach credo che sia 5 ore, no, cose del genere, ci sono dei bellissimi film. Scusate la parola, ma questo è, c'è una trilogia che si chiama La Trilogia dei Cazzi, ma è scritta però in maniera, no, col Q, K, Q, A, no, eccetera, perché sono tutti questi film intitolati con parole del linguaggio Hopi che finiscono in questo modo, no? Quindi c'è Koyanis Cazzi, Powa Cazzi, no? E così via, no? E questi film sono interessantissimi perché hanno un tessuto sonoro che è appunto quello della musica di Glass, e sopra invece ci sono soltanto immagini, sono immagini che sono state girate nel corso di anni da questo regista Gottfried Reggio, che è un ex monaco che tra l'altro è vissuto tantissimo in Italia perché dirigeva Fabrica, che è un istituto della Benetton un po' sperimentale, no? E questi film combinano la parte visiva, diciamo, con la parte musicale, e la musica è tutta appunto musica di Glass, fatta secondo questi principi che in parte sono stati accennati. Per finire il discorso sui numeri, perché poi passeremo all'aspetto invece geometrico, perché in realtà la matematica è divisa in due grandi parti, a differenza della Gallia che era divisa in tre, no? La matematica è divisa in due, no? Cioè come gli emisferi, che poi tra l'altro sono legati, no? C'è l'emisfero numerico, diciamo così, no? E invece l'emisfero geometrico. Per finire con quello numerico, abbiamo visto come le frazioni in realtà sono legate ai ritmi, e quindi ci possono, attraverso le loro operazioni, semplificazioni, messe insieme, denominatori comuni, eccetera, eccetera, no? Far parlare dei ritmi. Ma c'è un modo diverso in cui le frazioni sono intervenute nella musica, ed è tra l'altro il modo originale, perché risale a 2500 anni fa. Vi racconto brevemente il mito fondatore, diciamo così, di questo legame tra la matematica e la musica. È un mito probabilmente apocrifo, se non altro perché Pitagora probabilmente non è mai esistito, ma oltre a questo piccolo particolare, no, anche se fosse esistito, no, il modo in cui lo racconta Giamblico è un po' tirato per i capelli, no? Lui racconta che, come voi sapete, Pitagora era nato, se, sempre che sia nato, era nato a Samo, però poi si era trasferito in Italia, no? E era andato a vivere a Crotone, dove ancora perdura tra l'altro la sua memoria. C'è un festival pitagorico ogni anno, perlomeno non so se ancora continuano a farlo, no? Ma c'è questa tradizione, no, pitagorica. Allora racconta Giamblico che, voi sapete come sono i filosofi, no? Ne avrete anche qui, no? Insomma, voi siete parenti, no? Ma, con i filosofi, no? Le scuole filosofiche sono come le comete, no? C'è una testa brillante, no, seguita da una coda di detriti, no? E questi andavano in giro, no, per gli amici filosofi in genere non amano questa metafora, ma comunque, no? Andavano in giro i pitagorici, appunto la cometa di Pitagora, no, per le strade di Crotone, no? E ci dice che arrivati di fronte alla bottega di un fabbro ferraio, Pitagora e tutti gli altri, no, sentirono questi suoni che uscivano dalla bottega del fabbro ferraio. La gente, gli operai battevano con i martelli sugli incudini, no? Quindi stavano lavorando, no? Ma questi invece, filosofi, no? Quindi passeggiavano, no? E cercavano di capire cosa succedeva. E si sentivano suoni che a volte funzionavano bene insieme, no? Erano quello che si chiama in gergo consonanti, no? Suonavano bene insieme. Altre volte invece stridevano fra loro, no? Ed erano quello che noi oggi chiamiamo dissonanti. Allora Pitagora volle capirci chiaro, dice: voglio capire come mai alcuni suoni sono consonanti e altri sono dissonanti. Quindi entrò dentro la bottega e fece smettere, no, l'utile lavoro, no? E incominciò a fare esperimenti. Il primo esperimento era un esperimento da filosofi, cioè presero due martelli uguali, batterono questi martelli sull'incudine e vennero fuori suoni uguali. Vabbè, insomma, questo non è... il filosofo, no, cioè, fin lì ci arriva. Però Pitagora era anche un matematico, no, naturalmente, e andò oltre, no? Il prossimo esperimento è quello in cui si prendono due martelli, no?
uno doppio dell'altro di peso, no? L'altro metà di quell'uno, no? Quindi il rapporto dei pesi è 2 a 1 o 1 a 2, no? Si battono questi martelli sulle cutiri, no? E si scopre che i suoni che vengono fuori sono uguali, sono lo stesso suono, no? Però a distanza di un'ottava. Sentiamo magari due suoni a distanza di un'ottava. Ecco. Ora questo è un intervallo, è un rapporto armonico, no? Il rapporto fra dell'ottava. Il rapporto armonico viene descritto matematicamente da un rapporto numerico, che è il rapporto 2 a 1 o 1 a 2, no? Il quale a sua volta descrive un rapporto fisico, ma non nel senso, no, come gli adolescenti, no, sognano di avere, no? Ma è un rapporto fisico tra le grandezze fisiche, cioè tra i pesi dei martelli, no? Oppure più sensatamente, perché le cose non funzionano tanto così, per questo dicevo che l'episodio probabilmente non è apocrifo, perché i suoni non funzionano soltanto in base ai pesi dei martelli, ma se voi prendete una corda, no? Come quella del pianoforte o di un violino, di una chitarra, eccetera, no? E la pizzicate, no? Questa corda fa un suono. Se voi dividete a metà, ecco, no? Se dividete a metà la lunghezza della corda, no? Vi accorgete, no? Che il suono è lo stesso, no? Ma è salito di un'ottava. E man mano che la corda diventa più corda, no? Il suono sale. Questo è il motivo per cui i chitarristi, quando fanno così, no? E vanno sempre più giù, no? Fanno delle corde sempre più corde, no? Sempre più corte, no? E il suono, no? Continua a salire. Quindi abbiamo scoperto che un rapporto armonico si può descrivere attraverso un rapporto numerico, no? Una frazione, in altre parole, no? Che è un rapporto molto semplice, 2 a 1, un intero addirittura, no? Se però si fa un esperimento successivo, no? E si prende per esempio un martello che è una volta e mezzo quell'altro, quindi il rapporto questa volta sono 3 a 2, no? Si battono tutti e due, oppure si fa con le corde, no? Si divide la corda in 3 e si prendono due, no? Due parti di questa. Ci si accorge che i suoni sono diversi, le note sono diverse, ma l'intervallo è ancora un intervallo molto importante, che è quello di quinta, no? Cioè tra il do e il sol, per esempio, tra il fa e il do. Ecco. E la quarta arriva adesso. Se si fa l'ultimo esperimento, no? Cioè con rapporti che sono un po' più complicati, stavolta 1,3333, no? Cioè 4 a 3, no? E beh, questa volta il rapporto appunto di quarta, no? Quindi per esempio tra il do e il fa, no? Oppure tra il sol e il do successivo. Ora Pitagora scopre queste cose interessanti, dice ma come? Ma i rapporti più usuali dal punto di vista musicale, cioè l'ottava, la quarta e la quinta e la quarta, sono descritti da dei numeri molto semplici, 2 su 1, 3 su 2, 4 su 3, tra l'altro in progressione, no? Perché sono i numeri 1, 2, 3, 4, no? Ciascuno messo come numeratore, no? del precedente. No? Questi quattro numeri diventano ovviamente nel mondo mentale pitagorico i più importanti di tutti, se uno li somma, 1 più 2 più 3 più 4, quanto fa? 10. Ah, chi è? Ah, mamma, è velocissimo, mentre il sociologo, vedi, il musicista, il sociologo ancora, aspetta, non parliamo dei filosofi che ancora non dice cosa chiesto. E 10 diventa il numero dei pitagorici, no? Messi insieme queste cose diventano come un alberello di Natale, no? Si mette un 1, poi 2, poi 3, poi 4, no? Formano questo alberello che si chiama la famosa tetractis, no? E quello diventa il simbolo dei pitagorici, non lo si mette fuori non solo a Natale, no, ma sempre, non c'è Natale all'epoca, no? Era prima che il bambino, no? Nascesse. No? E Pitagora però scopre, va avanti perché essendo un matematico dice, ma la cosa interessante perché l'ottava viene divisa in una quinta e in una quarta, perché se uno parte dal do e va al sol, e poi dal sol va al do successivo, la prima parte è un po' più lunga, la seconda è un po' più corta, no? Abbiamo una quinta più una quarta. Sentiamo magari la divisione dell'ottava in una quinta e una quarta. Questa è la quinta. Questa è la quarta. Che sommata è l'ottava. Certo. Oppure si può anche fare il contrario, invece di fare una quinta più una quarta, si può fare una quarta più una quinta, no? Cioè si va dal do al fa, no? E poi dal fa al do, no? Quindi c'è una scomposizione musicale degli intervalli, no? Dell'ottava, no? In due parti, no? Quarta e quinta, no? Che ovviamente poi si può, è commutativa, no? Come si dice in matematica. Ma la cosa interessante è che se voi guardate i numeri che corrispondono a questi intervalli, abbiamo detto l'ottava corrisponde a 2, no? 2 su 1, la quinta corrisponde a 3 mezzi, la quarta corrisponde a 4 terzi,
come si mettono insieme tre mezzi e quattro terzi in modo da fare un'ottava, cioè da arrivare a due? Beh, non è tanto difficile, no? Tre mezzi, quattro terzi, no? Ovviamente no? I tre si semplificano, quattro e due si semplificano, si moltiplicano le frazioni. Allora questo è interessante perché per sommare intervalli musicali si devono moltiplicare le frazioni che corrispondono a quegli intervalli. È un rapporto che si chiama logaritmico, no? in matematica. No? Quindi vedete che subito le cose cominciano a diventare interessanti per i matematici, ovviamente, magari meno per i musicisti, no? E per tutti gli altri. No? Però Pitagora capisce, no, che lì sotto c'è qualcosa di interessante, no? c'è qualcosa, no, che lega delle attività completamente diverse. E qui nasce il credo pitagorico, che tra l'altro poi è quello che ancora viene professato da tutti gli scienziati del mondo d'oggi. No? Qual è questo credo? È che la matematica è un ponte, qualcosa di astratto la matematica, no? Che però lega due cose completamente diverse. Da una parte il mondo fisico, i martelli, le corde, no? Tutte queste cose. No? Dall'altra parte il mondo musicale, no? Cioè gli accordi, gli intervalli, no? Eccetera. E questi due mondi sono messi in comunicazione dai numeri, che sono numeri astratti, e quando uno dice tre mezzi, beh, dipende, se guarda il mondo fisico, allora tre mezzi sono le lunghezze delle corde, per esempio, così, no? Se guarda il mondo musicale, invece, beh, tre mezzi, no? Diventa il rapporto di quinta, no? E eccetera, eccetera. E di lì le cose vanno avanti. Perché... Il nostro filosofo, ecco, qui, certo. Il filosofo dice, ma viene prima l'uovo o la gallina? Sapete che la domanda ha una risposta precisa, poi ve la do, tra l'altro. Si continua a dire, viene prima l'uovo o la gallina? Ah, oggi si sa chi viene prima, ma questo lo diciamo alla fine. Perché per Pitagora, cioè diciamo che a Pitagora poi questa speculazione funziona determinando determinate altezze, ovvero su una determinata scala musicale, perché poi il mondo musicale non è limitato alle altezze. Quindi questo funziona nel nostro, intendendo per nostro, come mondo occidentale europeo. Se andiamo a fare questo ragionamento, siccome Pitagora non è nato in Tibet, ecco, se fosse nato in Tibet la musica tibetana avrebbe un pianoforte, perché poi sulla speculazione di Pitagora la storia della musica occidentale ha determinato le altezze, proprio esattamente sul ragionamento fatto. Quindi la storia della musica nasce veramente, ha un'origine spaziale, geometrica ed aritmetica. Le sovrapposizioni polifoniche tra due note, tra due suoni, il concetto di consonanza nasce perché la quarta e la quinta hanno delle virtù teologali ben giuste, ecco. La settima, no, santo cielo, no? Però ecco, non se ne parla. Quindi la settima suona male, ma è invece nella musica medievale abbiamo. È la quinta, che è una virtù teologale, e quindi c'è dietro una speculazione matematica e filosofica, se per il filosofo di prima, che ha determinato il nostro concetto di consonanza, di bello, di brutto e di scala. Non può. E addirittura il nostro modo di procedere scientifico, perché tutti voi conoscerete, almeno per sentito dire, la terza legge di Keplero, no? Che lega i tempi di rivoluzione dei pianeti con il raggio medio della loro orbita, medio perché le orbite sono, per Keplero, no? Ellittiche, no? Prima di lui erano circolari, quindi bastava parlare di raggi. Però come è arrivato Keplero alla sua terza legge? Lui dice di essere arrivato in questo modo, che è un modo che se qualunque studente proponesse oggi a un professore, no, avrebbe buttato fuori da scuola subito, dice ma ignorantone eccetera. L'idea è questa, no? Che uno ha dei dati in mano, che Keplero, come sapete, no, aveva tutti i dati di Tycho Brahe, no? e cercava di capire come funzionava il mondo dei pianeti, no? E allora si accorge che il rapporto fra i tempi e i raggi delle orbite dei pianeti è un rapporto che non è lineare, no? E quindi non è quello che corrisponde all'unisono, no? Nel campo della musica. Però non è nemmeno un rapporto quadratico, no? Quindi non corrisponde all'ottava nemmeno, è lì in mezzo, no? Tra l'unisono e l'ottava. È un rapporto più che lineare, ma meno che quadratico. E allora cosa dice Keplero? Dice, ma proprio perché deve esserci questa armonia,
Se non è, se è tra l'unisono e l'ottava, che cosa deve essere? Sarà la cosa che viene ovviamente subito dopo, no? Cioè una quinta. Quindi il rapporto che corrisponde a questo deve essere di tre mezzi. E allora ecco che l'esponente deve essere tre mezzi, il 2 va dall'altra parte, no? E i tempi al quadrato delle orbite sono proporzionali ai raggi al cubo. Ora, questo cosa c'entra? Cioè, voglio dire, uno sta facendo un discorso musicale, no? E poi lo applica al discorso invece fisico. Ma perché c'è quel ponte, no? Che appunto Pitagora aveva scoperto, coniando tra l'altro delle espressioni che poi sono diventate semplicemente dei motti che sono stati usati per millenni, no? Per esempio dire l'armonia delle sfere, no? L'armonia del mondo, la musica delle sfere, mescolate tra di loro queste espressioni, no? Così. Il libro di Keplero, in cui lui tira fuori appunto la terza legge, si chiama non a caso l'armonia del mondo, che è un'espressione tipicamente pitagorica. Ed è tra l'altro, no, tanto per far vedere come questi legami continuano fino a oggi, è il titolo di un'opera di Hindemith, che si chiama L'armonia del mondo, no, per l'appunto, ed è divisa in tre parti, che sono le tre musiche che i pitagorici consideravano: la musica umana, quella che suona dentro il nostro cuore, diciamo così, no? La musica fisica, no, degli strumenti, della natura, e la musica delle sfere, invece, così via. Quindi qui si potrebbe andare avanti molto a lungo, ma noi, poiché il tempo passa, vogliamo passare invece alla seconda parte di questo nostro duetto, no? Che parla invece della geometria. Perché, come avevo detto prima, la matematica non è solo numeri, no? Ma è anche geometria. Anzi, la gente pensa che la geometria non faccia parte della matematica, in realtà, no? Spesso, appunto, quando parlo dei miei libri di geometria, dice sì, ma poi c'è anche la matematica, come se la geometria fosse non si sa bene che cosa, no? E parte pure lei, no, della matematica. Cosa c'entra la geometria con la musica, però? Scusatemi, perché un conto i numeri, no? Si possono vedere, ma la geometria dove entra? Beh, entra perché ovviamente anzitutto c'è tutta una questione di simmetria, no? Nella musica, alla quale abbiamo già accennato attraverso i numeri, e la simmetria è un concetto tipicamente geometrico. Ma ci sono anche delle operazioni geometriche che corrispondono poi alle operazioni numeriche che si fanno sulle frazioni, per esempio, no? Che sono usate regolarmente nella musica. Se voi prendete questi spartiti, se questi spartiti invece di scriverli sulla carta, li scrivete su un lucido, no? Cosa potete fare di questi spartiti? Beh, se voi lo fate con le parole scritte potete fare poco, anzi, perché se voi girate, no, un giornale, no, e lo leggete al contrario, quello è subito, no, vi tradite, no, con coloro che vi vedono, dice questo è un analfabeta, non sa leggere. Ma in musica queste cose si possono benissimo fare, si può prendere uno spartito e girarlo a testa in giù e gambe in su e provare a suonare e vedere che cosa succede. In genere non succede niente, no? Però in certi tipi di musica, se il compositore usa una particolare tecnica, che poi è la tecnica usata regolarmente da una parte nel contrappunto nella musica barocca e stranamente dall'altra parte nella musica contemporanea dodecafonica. Quindi due musiche così diverse che usano però le stesse strutture geometriche. Quindi si può prendere una musica, girare lo spartito e suonare questa musica. Ma si può fare anche di più se lo spartito è scritto appunto su un lucido, perché si può prendere lo spartito e girarlo al contrario, contro luce, no? Guardarlo, e anche lì si può guardare sia per diritto che capovolto, sotto in su. Ci sono quattro modi diversi di suonare o di sentire la stessa musica. C'è il modo retto, che è quello giusto, no? Come si dice, è scritto così dal compositore. C'è il modo retrogrado, c'è il modo inverso e c'è il modo inverso retrogrado. Si possono mettere tutti e quattro insieme. Questi quattro modi fondamentali sono tipicissimi appunto della musica barocca e ci sono, tutti le usano. Le composizioni barocche sono fatte in quel modo. C'è un tema, per esempio, no? Che poi viene rivoltato all'ingiuno in maniera speculare, lo si fa al contrario, no? E così via. Allora, adesso, tanto per farvi capire che cosa succede, Francesca ci fa un esempio, cominciando però, per non far capire subito cosa succede, cominciando al contrario, quindi facendo prima lo spartito contro luce e girato sotto sopra. Poi
poi lo spartito sempre girato contro luce, però stavolta al diritto, diciamo così. Tutto è la stessa musica, no? Però che adesso mettendo lo spartito nella posizione corretta, però sotto sopra ancora. E finalmente sentiamo come doveva essere suonato. Sì, questo. Possiamo farlo tutti insieme. La vostra reazione è naturalmente freudiana, perché rivela che le prime tre, soprattutto no, la prima, no, e via via, no, sembrano molto diverse, benché siano la stessa musica. Ora, la musica barocca, come ho detto, è basata soltanto, o no, soltanto no, ma comunque no, principalmente su questo genere di cose, cioè ci sono temi appunto che vengono rivoltati in tutti i modi. Se uno non sente queste cose nemmeno in Fra Martino Campanaro, che abbiamo scantato quando eravamo alle elementari, cosa sentirà, no, delle composizioni più complicate di Bach o di Telemann, eccetera, o passando ai moderni, appunto, nella dodecafonia? Quindi questo bisogna stare molto attenti, perché nella musica è nascosta, no, una struttura di tipo matematico che i musicisti ovviamente fanno, perché non tutte le musiche funzionano. Se voi prendete una musica a caso, la girate, no, viene fuori, no, semplicemente un pasticcio. Perché si possono fare questi trucchi, no, lo si possa suonare in quattro modi, la musica deve essere scelta in maniera, no, molto oculata, e tra l'altro ovviamente, no, anche un po' meccanica. Infatti il barocco ha sempre un po' questo retrogusto, no, diciamo, di meccanicità, no? Al contrario della musica romantica, no? Che invece, appunto, se uno la suona sotto sopra, no, non funziona. Allora, invece di risentire, qualcuno chiedeva il bis, no? Invece di risentire Fra Martino, sentiamo un esempio diverso, che è preso da Bach, per l'appunto, no? Bach ha scritto una composizione famosa che si chiama Le variazioni Goldberg, che, come dice il nome, sono variazioni, sono 30 variazioni su un'aria, e forse possiamo cominciare a sentire l'aria, tanto per... Accendiamo solo l'inizio. Sì, certo, sì, sì, la famosa aria delle variazioni Goldberg, che molti avranno sentito, ho visto al cinema, perché mentre Hannibal si stava cucinando il cervello, no, della sua vittima, no, sentiva questa musica celestiale. A lungo, un'oretta, perché naturalamente c'è l'aria che viene suonata due volte, poi ci sono le 30 variazioni, poi si risuona l'aria alla fine. Queste 30 variazioni hanno una struttura molto complicata, tra l'altro tutte quelle multiple di 3, cioè la 3, la terza, la sesta, la nona, eccetera, sono dei canoni. E questi canoni sono fatti appunto secondo i principi che ho accennato prima, cioè ci sono i canoni all'unisono, la seconda, la terza, la quarta, che crescono fino ad arrivare alla nona, credo, no? E tutti usano tutte queste possibili variazioni geometriche in tutte le maniere proprio, sono quasi una summa anche scolastica, diciamo così, no? Di quello che Bach voleva fare. Ma nascosto in quest'aria c'è la mano sinistra, no? C'è il basso delle variazioni Goldberg, che sentiamo. Qualche anno fa,
stranamente, in un manoscritto delle variazioni Goldberg è stato ritrovato alla fine un foglio di Bach, in cui Bach aveva fatto 14 canoni, quindi la stessa cosa, la stessa struttura musicale delle variazioni multiple di 3, sulle prime 8 note del basso delle variazioni Goldberg. Sentiamo magari queste 8 note soltanto, no? Sì, quindi le note del basso sarebbero... E queste 14 variazioni sono, queste 14 canoni, sono canoni molto corti, tra l'altro, di tutto durano 4-5 minuti, quindi potete scaricare in rete, no? E sentirli, sono molto belli, tra l'altro. Sono di nuovo un tentativo di far capire strutturalmente che cosa è la polifonia. I primi 4 canoni di questi 14 scritti sulle prime 8 note del basso dell'aria delle variazioni Goldberg, no? Sono l'esempio di questi 4 modi che abbiamo sentito prima di Fra Martino Campanaro, no? Cioè il modo retto, poi il modo riflesso all'ingiù, poi dall'altra parte e poi tutte e due. Allora sentiamo questi 4. Allora, soggetto preso dal basso dell'aria. Ad libitum, all'infinito, un canone è, c'è anche questo... Alla Glass. La Glass a un certo punto si interrompe. Sì, per sfinimento però. Il concetto dell'infinito del certo, canone. Certo. Quindi il rapporto 5 note sopra, che suona bene perché è un rapporto di consonanza. Quarto, sempre il nostro soggetto, ha cambiato la trasportata a una quinta sopra, quindi alla dominante, ma questo non ci deve preoccupare, il nostro soggetto è sempre... Questa è sempre la nostra melodia di riferimento, contrappuntato al basso, questa volta, perché poi il canone si può fare sopra o sotto, e con il soggetto invertito, che comincia per primo. Queste cose sentite all'orecchio, no? Come ho detto prima, si sentono fino ad un certo punto, viste sullo spartito non si vedono per nulla, perché lo spartito musicale purtroppo, no, è fatto in maniera non matematica, è una serie di macchioline nere, no? Messe lì, no? Che chi le sa leggere le legge, no? Però la cosa interessante è che si potrebbero scrivere gli spartiti come fanno i matematici quando rappresentano una funzione, perché in fondo quali sono le due caratteristiche fondamentali delle note? Uno è l'altezza, no? Cioè qual è la nota di cui si sta parlando, no? Prima parlavamo, dicevamo per esempio una nota, un'ottava sopra, no? Dire che è sopra non significa che la si mette per l'appunto, no, sopra in qualche modo. E poi c'è la lunghezza, quanto dura la nota. E allora una melodia, invece di rappresentarla nella notazione classica musicale, che poi ovviamente è convenzionale, quindi qualunque notazione potrebbe andare bene, si potrebbe rappresentare come una funzione matematica, cioè tanto più lunga quanto più la nota dura, no? E tanto più alta quanto più la nota è alta, no? E allora una melodia diventa semplicemente una linea, no? Che sale, scende, no? E che ha dei picchi, no? E delle valli.
Se voi rappresentate, questo è un esercizio che potete fare perché è molto divertente, io mi sono divertito a farlo, naturalmente bisogna farlo nei pezzi semplicini perché se uno cerca di farlo, no? Non lo so, nell'offerta musicale, poi magari, vabbè, se non ha altro da fare nella vita lo può fare, no? Ma se lo fate per esempio sulle invenzioni, no? A due voci, a tre voci, no? Sui piccoli pezzetti, no? Vi accorgete, no? Che effettivamente, no? Queste linee che rappresentano le varie, i vari temi, no? del contrappunto, poi effettivamente li vedete, nel caso che siano, no, inversi, retrogradi, eccetera, li vedete proprio rovesciati secondo le simmetrie geometriche. Ho visto una volta in una galleria d'arte un pittore degli inizi del Novecento che aveva fatto appunto una cosa del genere, aveva preso un canone di Bach e aveva fatto le linee melodiche in colori diversi e l'aveva rappresentata come se fosse un'opera d'arte, no? Perché poi alla fine è interessante, cioè vederla semplicemente dal punto di vista grafico. E credo che oggi con i mezzi, tra l'altro elettronici, la cosa si potrebbe forse fare in maniera quasi automatica, e allora sentire questi canoni e vederli anche, no, rappresentati figurativamente potrebbe essere, no, un aiuto, no, utile, no, in questo tipo di cose. Quindi la prossima volta faremo così. Qui vedo scritto melodia nascosta e quindi non so cosa significa. Ah, hanno scritto altrimenti, si scrivono Tramartino. Ah, questa era. L'abbiamo, ah, ecco appunto, l'abbiamo già fatto. Dunque, si potrebbe andare molto avanti ancora a discutere, parlare del rapporto tra la musica e la matematica, perché ovviamente abbiamo fatto, come avrete visto, no, soltanto gli aspetti più elementari, cioè le frazioni, no, i ritmi, le riflessioni, diciamo così, o le trasformazioni geometriche, eccetera. Però i rapporti tra la musica e la matematica non vanno molto in là. Per esempio, se noi sentiamo un suono qualunque, come è quello della mia voce, no? Come anche quello del pianoforte, eccetera, si tratta di un suono naturale, no? Ora, i suoni naturali sono impuri, non nel senso filosofico, no? E morale, etico, no? Però sono impuri nel senso che se noi cerchiamo di analizzarli con un analizzatore di suoni, quello che si chiama, no? Un analizzatore di Fourier, ci accorgiamo che in realtà i suoni che noi suoniamo, anche un'unica nota, no? Sul pianoforte, è la composizione di tante note, no? Ora, la matematica, per esempio, ci permette, il nome di Fourier che ho appena citato, per coloro che arrivano dall'ambiente scientifico, hanno qualche cosa subito diranno, e beh, ci permette proprio di fare questa analisi dei suoni da un punto di vista matematico e capire quali sono le componenti dei suoni naturali. Se voi prendete una nota e la fate risuonare lì dentro e andate a vedere cosa succede dentro il pianoforte, vi accorgete che non è soltanto la corda che viene battuta dal martelletto che vibra, ma ce ne sono tante altre che vibrano, quali più e quali meno. Quali sono queste corde che vibrano? Beh, la cosa interessante è che quella successione di numeri che Pitagora aveva scoperto per primo, cioè 1, 2, 3, non che avesse scoperto i numeri, no? Beh, perché qualcuno prima l'ha fatto, anche perché qui, se posso fare una parentesi, la cosa interessante è che noi pensiamo che i numeri siano 1, 2, 3 o 0, 1, 2, 3, eccetera, ma mica quelli sono sempre stati numeri. Per esempio, a lungo il 2 non è stato considerato un numero, perché era considerata la diade fondamentale, l'opposizione, no? I numeri erano altri, no? Addirittura il numero 1 non era considerato un numero, è stato Crisippo, il fondatore della scuola stoica, a capire che il numero 1, che fino all'epoca veniva considerato come l'unità di misura, no? E dunque era il metro che serviva per misurare le lunghezze, non era una lunghezza lui stesso, e dice, beh, il metro però c'ha una certa lunghezza, che è la lunghezza di un metro, no? E allora, no, nel caso dell'unità, no, anche l'unità c'ha un misura un certo numero, che è il numero uno, no? E così via. Lo zero non ne parliamo, perché ci ha messo parecchio, no, ad arrivare sulla scena, ed è arrivato tardissimo, è arrivato tra il 500 e il 1000 positivo, più 1000, no? Perché come sapete gli anni si indicano col più o col meno, no? A seconda che si parta dall'anno zero, no? Tutti diranno, non vuole dire avanti Cristo, eccetera. No, perché non c'entra, perché in realtà, come voi sapete, Cristo è nato, dicono, no, nel 4 avanti Cristo, il primo miracolo della storia, no? Subito comincia con un miracolo, perché uno nasce 4 anni prima della sua nascita, no? Dice, questo qui è una persona, no, eccezionale. Ma dicevo, lo zero è nato tra il 500 e il 1000 della nostra era, in due posti diversi della storia, della geografia, cioè in India e tra gli indiani d'America, cioè
nel popolo Maya, diciamo così, no? Due nascite indipendenti, tra l'altro, perché i Maya ovviamente stavano in un'America che ancora non era stata scoperta, no? E questo era per dire che i numeri, però, appunto, no, non è che arrivano belle fatti come Venere dalla schiuma del mare, cioè si scoprono pezzo per pezzo, no? E ci vuole ogni volta, no, un passo intellettuale avanti, no, per capire che 2 è un numero, che 1 è un numero, che 0 è un numero, che i numeri negativi sono dei numeri, anche quelli fino all'800, 1800, no? Hanno dato un sacco di problemi, eccetera. Ma questo era semplicemente, no, una parentesi sulla successione dei numeri. Ma dicevo, se voi prendete la successione dei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, no, fino all'infinito, questi numeri generano un'infinità di rapporti, no? Perché generano 2 su 1, l'ottava, 3 su 2, la quinta, 4 su 3, la quarta, 5 su 4, qui è interessante perché 5 su 4 sarebbe la terza, no? Solo che in realtà nella teoria pitagorica la frazione che corrispondeva alla terza, cioè do mi, no? Era una frazione quasi simile, quasi 5 quarti, no? Era 81/64, c'era un 1 di troppo, no? Che non funzionava. Come si otteneva? Si otteneva procedendo per quinte, la cosa un po' complicata, magari possiamo parlare dopo eventualmente, no? Però non era proprio 5 quarti, ci sono voluti millenni, cioè è dovuto arrivare Zarlino nel 1500, credo, no? Circa, per capire, no, che forse si poteva semplificare, ma non alla maniera matematica, perché 81/64 non si semplifica, ma semplificare dicendo c'è un 1 di troppo, lo tolgo, no? Diventa 80/64, 5 quarti, no? E va molto meglio, no? E allora i rapporti che si usano oggi, no, nella teoria musicale matematica, diciamo, gli accordatori, per dire, no, accordano il pianoforte in maniera che è sbagliata dal punto di vista pitagorico, perché la scala pitagorica direbbe quando mi fai una quinta mi devi fare 81/64. L'accordatore dice come lo faccio 81/64, scusami, su queste cordicine eccetera, è molto più facile farlo di 5 quarti, e quindi tutta l'accordatura del pianoforte, degli strumenti accordati ovviamente, no, è tutta un po' sfasata. Ci sono naturalmente modi diversissimi di fare queste accordature, molti hanno sentito, tutti avranno sentito questo famoso titolo di un'opera di Bach che si chiama il clavicembalo ben temperato. Ben non significa ugualmente temperato, no? Significa ben, no? Ma non perfettamente. Oggi si possono fare accordature che sono perfette, nel senso di si prende l'ottava e la si divide in parti uguali. Naturalmente c'è un problema perché l'ottava è divisa in note e seminote, no? Cioè si fa, anzi possiamo sentirle magari, no? Tra il do e il re c'è una nota, ecco, tra il do e il re ce n'è una, tra il re e il mi ce n'è una, poi tra il mi e il fa ce n'è solo mezza, no? Poi ci sono tre note e una seminota. Notate tra l'altro che tutto è di nuovo sfasato perché ci sono due note, due toni, un semitono, tre toni, un semitono, no? Quindi due, tre, due, tre, no? E naturalmente succedono delle cose molto interessanti, perché se uno suona appunto una scala musicale, no, per esempio partendo dal do, no, sui tasti bianchi, no, va bene, dice questo. Se le stesse note invece di partire dal do uno comincia dal la, per esempio, che strano, questa è una cosa un po', no? E si può fare in sette modi diversi, perché ci sono sette note, no? Quindi ci sono sette modi di partire da una nota e di suonare i tasti bianchi di seguito, senza fare nessun cambiamento, no? Il fatto che ci siano questi due, questi tre intervallati toni, intervallati da semitoni, fa sì che ciascuno di questi modi, di questi sette modi, è diverso dagli altri. La cosa interessante era che i greci li usavano tutti, usavano sette modi musicali. Noi ne usiamo solo due, che sono quelli che abbiamo sentito, cioè il do, che si chiama do, ecco, il modo maggiore, e il la, che è invece quello che si chiama modo minore. La nostra musica è basata su questi due modi e nessun altro, ce ne sono altri cinque. La cosa interessante è che di quei cinque lì, quattro erano usati nel canto gregoriano, nella musica gregoriana, e nessuno di quei quattro erano il maggiore e il minore. E questo è il motivo per cui quando uno va a sentire la musica gregoriana dice ma questa mi suona molto strana, no? Certo che suona strana, perché usano quattro modi, di cui però nessuno è quello a cui noi siamo abituati. E c'è stato uno spostamento nella musica in cui c'erano soltanto, in cui i greci usavano sette modi,
i gregoriani 4 e i moderni 2. Tra l'altro, appunto, come ho detto, diversi tra loro. Però i 7 modi erano solo quelli, mentre invece i gregoriani ne usavano 4 modi raddoppiati per 2, cioè 8, e noi ne usiamo soltanto 2, però raddoppiati per il numero delle note musicali, cioè in realtà no, ne usiamo 12 alla fine, no? O 24, no? Che siano maggiore o minore. Quindi è stato un cambiamento che è anche strutturale dal punto di vista matematico, no? Per l'appunto. Ora io non so se possiamo sentire qualche cosa riferito a questi aspetti, naturalmente qui si stura, diciamo così, no? Una bottiglia, no? di un argomento completamente diverso, no? Perché si va in un'altra direzione, però magari finisco solo il discorso che facevo prima perché l'avevo iniziato. Tutti questi intervalli, no? Che dicevo, siamo arrivati eravamo partiti 2 su 1, ottava, 3 su 2, quinta, 4 su 3, quarta, 5 su 4, terza, 6 su 5, qui cosa succede? Terza minore però, no? È per questo, no? Che... non maggiore, ma... Esatto, no? 7 su 6, qui c'è il problema del 7, e naturalmente, no? Sui pianoforti, no? Il 7 viene in realtà addirittura rimosso, no? Quando li si accordano, si fa sì che non si possano fare delle frazioni che abbiano il 7, perché quello dà fastidio. Quindi 7 su 6 e 8 su 7 sono cose da evitare. Tutti gli altri poi cominciano a diventare degli intervalli, no, sempre più piccoli, 9 su 10, 10 su 9, 11 su 10 e così via. Tutte queste cose si chiamano armonici. E quando si suona una nota, quella nota si sente la nota, ma poi nel retro, diciamo così, del nostro orecchio, no, si sentono tutti questi armonici uno sull'altro. Esperimento. No? Ecco, facciamo l'esperimento. Allora, lasciamo le corde come un'arpa eolica, le corde dell'accordo di Do. Le lasciamo vibrare, mosse da un Do basso, perché di solito i bassi, certo, muovono meglio le accordi, e sentiremo prima il Do che suonerò, poi toglierò il Do e sentiremo questa arpa eolica, cioè sentiremo le vibrazioni, note, good vibrations, che vibrano per simpatia, si sentono piano, ma sono appunto degli armoni. Quello che sentite appunto sono gli armonici, e questi armonici si possono naturalmente descrivere in maniera matematica. Come? Qui la cosa ha richiesto parecchia matematica e parecchio tempo per arrivare, perché fino all'Ottocento praticamente non si è capito cosa si poteva fare. Si è capito che i suoni puri sono quello che sono rappresentati matematicamente da sinusoidi, le quali sinusoidi hanno ovviamente certe caratteristiche, no? L'altezza, no? L'ampiezza delle note, no? E poi dove si comincia, la cosiddetta fase, no? Ci sono tre numeri, no? Che individuano una nota, la lunghezza dell'onda, no? L'ampiezza dell'onda e il punto in cui si parte. A ciascun suono vengono associati tre numeri, per l'appunto, e la sinusoide che corrisponde a quei tre numeri. Gli armonici sono fatti attraverso altre sinusoidi e mettendo sinusoidi su sinusoidi, cioè facendo, per quelli che fanno scienza, quello che si chiama una serie di Fourier, cioè una somma infinita in cui gli addendi però non sono dei numeri ma sono delle funzioni trigonometriche, si ottiene un'espressione infinita che descrive un suono. E ciascun suono è fatto attraverso espressioni di questo genere, no? E si mettono tutti insieme. Tra l'altro notate che quei tre numeri, detto tra parentesi, sono il modo in cui i suoni oggi vengono descritti in maniera digitale. Una volta, vi ricordate qualcuno che no, si ricordava che c'erano i modi analogici di registrare, cioè i dischi che facevano vibrare una puntina, e questa puntina disegnava sul vinile, diciamo sullo stampo del vinile, no? un solco che poi veniva ripercorso da una puntina analoga, no? E ritrasmesso e riprodotto semplicemente in maniera analogica.
si guardava il risultato del suono e poi lo si riproduceva al contrario. Oggi non si fa più così. Oggi, se io voglio fare un suono, che cosa faccio? Scrivo tre numeri e dico al mio lettore CD, dice, riproducimi il suono che corrisponde a questi tre numeri. E allora tutto diventa digitale e i numeri vengono, le note vengono fatte per l'appunto attraverso una successione di numeri. C'è un piccolo problema, ed è che quando voi fate la registrazione di una nota come quella che abbiamo sentito, no? La puntina del registratore, no? Vibrava, no? Nel caso dei nastri erano nastri magnetici, no? Che quindi facevano dei campi magnetici che orientavano dei piccoli magneti, no? Sul nastro, no? Il problema è che in maniera analogica lo si faceva. Se io voglio rappresentare anche un unico suono su un CD, che cosa devo fare? L'ho detto prima, se il suono è puro, quel suono di un diapason, quello è una sinusoide do tre numeri. Ma se il suono non è puro ed è invece un suono naturale come questo, in realtà sono infiniti i suoni che devo rappresentare. Quindi anche per un'unica nota fatta da uno strumento come la voce o come uno strumento musicale, dovrei dare infiniti numeri e questi non stanno dentro un unico CD. Quindi nemmeno un suono si può fare dal punto di vista digitale. E allora cosa si decide di fare? O si taglia, no? Si dice va bene, faccio un po', no? E questo è il motivo per cui i suoni digitali hanno questa strana... no? Appunto, no? Quando molti continuano a usare i dischi, no? Non perché sono dei nostalgici, no? Magari anche per quello, no? Ma perché in realtà il suono riprodotto in maniera analogica è molto diverso dal suono riprodotto in maniera digitale. Perché il digitale taglia per l'appunto, no? Tutto quello che non può fare da un punto di vista pratico, perché ogni suono, come ho detto, sarebbe rappresentato da infiniti numeri e poi ci sono infiniti suoni che vengono rappresentati. Questo per dire che la matematica non si ferma ovviamente lì agli aspetti, diciamo così, elementari, no? Dell'aritmetica, della geometria, ma va molto oltre, no? E riesce anche a darci spiegazioni analitiche in questo caso. Questa è l'analisi, no? Dove intervengono appunto sinusoidi, serie, no? E così via, trasformate e analisi, no? Di Fourier. E però è un percorso che, come abbiamo detto, dura da 2500 anni. Ma poiché ti avevo interrotto, finiamo invece con... Tutte le 30 variazioni. Ecco, certo, adesso sì. 6-7 ore, adesso ci verranno. E come compito dovete anzitutto scrivere la rappresentazione delle varie voci in maniera geometrica e dire tutti i numeri. No, del... Cosa ci lasciamo con l'aria del volume? Ecco, quella credo che sia la cosa. Tutta la paginetta invece che le prime 8 celebri battute. Thank you.
se avete un'urgente e breve domanda, c'è ancora qualche minuto. No, io volevo solo, appunto, chi studia la scienza della tecnologia come me, hai citato due casi molto interessanti. C'è un'interpretazione di Stillman Drake, che è un grande biografo di Galileo, il quale sostiene che la misurazione precisa nei suoi esperimenti sul piano inclinato lui l'abbia fatta cantando, avendo un'educazione musicale. E poi Here Comes the Sun, tra chi studia l'innovazione tecnologica, è nota perché è il primo brano di pop di successo in cui viene usato il Moog, che è, dopo il sassofono, la più grande innovazione di quel periodo, insomma, dopo il sassofono, tecnologica, che poi ha una storia molto interessante, questo ingegnere. Allora, mi sembra l'uovo e la gallina. Mi raccomando, l'unica cosa, non chiedete 44 gatti. Che sì, sarebbe naturalmente morito. No. C'è un film di Woody Allen, uno degli ultimi, in cui c'è questo signore che si lava le mani cantando Happy Birthday to You due volte, perché dice che è esattamente la misura lunga giusta, no, per lavarsi le mani. E effettivamente cantare è il modo più naturale, no, di battere il tempo. Quindi è vero, hai ragione, che gli esperimenti di Galileo venivano fatti anche cantando, se uno naturalmente ha l'orecchio. Il senso del ritmo. Si racconta, credo che fosse Rubinstein che aveva raccontato una volta che lui canticchiava le melodie e che se qualche cosa lo distraeva, non so, doveva andare a rispondere al telefono eccetera, quando riprendeva da dove sarebbe arrivato se non avesse smesso nel frattempo. Questo può da, non so, forse il musicista può confermare. Quindi chiedevano l'uovo e la gallina. Ah, l'uovo e la gallina, naturalmente, questo è interessante perché è stato Francis Crick. Si sono bloccati tutti quelli. Francis Crick a farlo notare che il dogma centrale della biologia, che oggi è insomma un po' più complicato di come lo pensava Crick, come l'aveva enunciato Crick agli inizi, no? Però dice il dogma centrale della biologia, no? Che si va solo in una direzione, non della direzione opposta, cioè si va dal DNA all'RNA, alle proteine, e non viceversa. Ora, il DNA è l'uovo, naturalmente, le proteine sono la gallina, e quindi prima di avere una gallina, no, ci deve essere stato l'uovo, no? E non può essere il contrario. Quindi ora non ditemi, intanto poi in ogni caso, no, per chi crede, no, che sia l'uovo che la gallina siano state create, no, da qualcuno, quello poteva fare cosa voleva. Dal punto di vista dell'evoluzione è interessante, no? E prima deve esserci stato ovviamente il progetto, no, che non la realizzazione del progetto. Tra l'altro la parola progetto nella Bibbia non compare, però compare una volta una parola strana che si chiama golem, una sola volta compare nella Bibbia, e compare in una espressione appunto di quella, dice prima che io ci fossi tu avevi creato il mio golem, no? E che oggi infatti viene interpretato dal punto di vista informatico come le specifiche di un programma, no? Al punto che un famoso cibernetico, Norbert Wiener, ha scritto un libro, no, che si chiama appunto così, no, Dio e Golem S.P.A., no? Proprio per sottolineare, no, che ci deve essere questo programma, no? O nel caso degli organismi biologici, il DNA che codifica il programma, prima che ci possa essere la realizzazione del programma. Quindi non dite più è nato prima l'uovo e la gallina, perché ormai si sa, no, che è nato prima l'uovo. L'uovo cosmico, d'altra parte, cose che certe civiltà già sapevano. Bene, allora permettetemi solo in chiusura di ricordare Domenico Luminati, il nostro collega matematico, che ha dato un prezioso contributo al progetto Scienza e Società, e poi di ringraziare Alessia Bertagnolli, che è una delle persone senza le quali è Lorenzo Beltrame, questi incontri, queste sfide di incrociare linguaggi e competenze diverse su vari temi scientifici non sarebbero possibili, la fondazione che ci ha ospitato, ci ha sostenuto senza mai interferire nei contenuti che abbiamo scelto, e poi in ordine di apparizione Alberto Brodesco, che ha curato il video Scienze da ridere, Francesca Aste, Pier Giorgio Di Freddi e che
che noi abbiamo avuto l'idea di mettere assieme, però non so se avete capito quanto si sono preparati, cosa che è piuttosto raro, devo dire, ed è un grande piacere per chi invita le persone ad intervenire, vedere e constatare. E naturalmente grazie a tutti voi.